posso da due brevissime frasi, no? Parole dipinte, è vietato non toccare, cioè tutto il senso di questa progettualità e di questa inclusività, che come ha detto Franca non vuole essere solo un'inclusività legata alla diversa abilità, ma vuole portare all'interno di un universo, l'universo chiamiamolo così, visivo, sonoro e soprattutto tattile. È molto importante l'universo tattile, perché se poi ci facciamo caso e ci pensiamo, la nostra tentazione è sempre di toccare l'opera d'arte. Quindi questo fatto di poterla vedere, sentire, toccare diventa un valore aggiunto per tutti quelli che visiteranno la mostra. E qui dobbiamo ringraziare l'assessore che ha permesso veramente l'attuazione di questo progetto. Poi nella prima parte del titolo, Parole dipinte, si vuole sottolineare proprio la compresenza, il dialogo che c'è stato tra queste due artiste, cioè la poesia, la parola e la pittura, la figurazione. Tant'è vero che noi troveremo tante immagini figurate nella poesia, lo dicevo, la poesia punta sul valore semantico della parola, semantico non solo come suono ma anche come valenza evocativa, così come la figurazione punta sul valore sonoro, quindi della parola che l'immagine può comunque dare, sul discorso che può restituire. Quindi è un dialogo intenso, serrato, fittissimo e molto bello, molto nuovo, tant'è vero che io suggerirei di porre attenzione ai titoli che le due artiste hanno dato e alla poesia e all'immagine, per vedere quello che è il rapporto di relazione. Poi vi invito a vedere, a venire, a toccare, perché effettivamente questa esperienza tattile, cioè ripercorrere con le mani quella che è la formazione dell'opera d'arte, perché alla fine l'opera d'arte è materia, mentre la poesia è immateriale, però avere la materialità, l'immaterialità e percepirla, sperimentarla attraverso il senso del tatto è veramente un'esperienza piuttosto nuova, io direi. Poi l'altra cosa interessante, secondo me, poi do la parola alle artiste, è che non si tratta solo di una mostra che chiude il suo discorso lì, diciamo, all'interno degli ambiti espositivi, ma è un po' l'inizio quasi di un festival. Mi sono permessa di usare questo termine perché poi avremo il bellissimo intervento di Cesare Catà, quindi ho usato volontariamente questo termine pop. Un bel festival, perché avremo poi altri appuntamenti, no? Che sono legati alla prosecuzione di questo discorso, cioè l'arte non è chiusa solo in un determinato settore, ma l'arte è polivalente, multisensoriale. Prego. E il multisensoriale è